Buonasera a tutti gli amici della Wunderkammer Artificiali a Roma. Siamo giunti al 19° appuntamento con la serie Gemme Musicali a Casa. E questa puntata la vorrei dedicare alla memoria di un amico molto caro, recentemente scomparso. E parlo di Giulietto Chiesa. Giulietto è stato uno dei più grandi giornalisti italiani, sicuramente degli ultimi 20-30 anni. È un uomo di altri tempi, un gentleman, una persona con grandissima cultura, umanità e tante tante altre cose. Ho conosciuto Giulietto nel 2018. Io mi trovavo sull'aereo per Mosca e all'improvviso anche lui è arrivato su questo aereo, l'ho fermato, l'ho salutato perché ero da sempre un suo estimatore e da lì abbiamo parlato e poi Giulietto è venuto a Roma ad ascoltare il mio concerto nella chiesa di San Paolo dentro le mura e insomma, è nata una bella amicizia, sarebbe dovuto venire a cena da me in questo periodo, purtroppo il Covid ci ha negato questa possibilità. Io vorrei ricordare Giulietto con cinque piccoli brani di Tchaikovsky. Giulietto sappiamo che ha lavorato in Russia, parlava russo perfettamente, nessuno conosceva il russo come lui e penso di dedicargli la musica russa per ricordare Giulietto. E chi più di Tchaikovsky? In questo caso Tchaikovsky forse è il più grande compositore russo romantico e ho scelto cinque pezzi tratti dall'album della gioventù del 1878. Sono pezzi scritti per i ragazzi, sicuramente Tchaikovsky pensava all'album per la gioventù di Schumann, sono pezzi molto russi, proprio dal sapore, dal russo, senza ombra di dubbio. Quindi vorrei dedicare questa scelta di cinque brani dell'album per la gioventù alla memoria di Giulietto, grazie per tutto quello che hai fatto per noi. E sicuramente ci sarei vicino ancora in spirito. Grazie a tutti dell'ascolto e ci vediamo per la 20ª puntata. A domani. Thank you.
Thank you.